missione finirà qui. Schierare unità prioritaria S modello 1. Questo arriverà tra poco. Basta nascondersi. Festo! Eliminazione imminente. Ritorno al nucleo. Preso! E Festo è tornato nel nucleo! Fai in modo che ci resti. Sto tornando! E poi cominceremo l'unione! Merito tuo, Beta. Meno male che sei venuta. E anche tu, Varl.
Non ce l'avremmo mai fatta senza lui. Lo stesso vale per te, Aloy. Aloy, nucleo stabile, contenimento di Efesto al 100%. Meglio cominciare con l'unione. È tutto pronto. Gaia, stabilisci il collegamento. Fatto. Dobbiamo rimuovere i codici maligni da Efesto. Accuratamente. Salve, copia superflua. Ti hai fatto perdere molto tempo. Eric, prendi Peter. E schiaccia l'insetto, già che ci sei. Era ora. Tilda, prepara Gaia ed Efesto per il trasporto. Tilda! Ho fallito. Non mi tocchi, perduto. Tilda! Ma che diavolo fai? Beta. Parla. Mm-hmm.
Dove sono? Sei sveglia? Gerard ti ha dato proprio un bel colpo. Immagino che tu sia ancora molto dolorante. In questo posto siamo al sicuro. Non ci localizzeranno. Intendi gli altri Zenith? Devi essere Tilda. Mi chiedevo se Beta ti avesse parlato di me. Dov'è adesso? È viva. E anche se non è dove vorrebbe, non è in pericolo. Dobbiamo parlare di come salvarla appena tu ti sarai ripresa. Quando sei pronta, sali le scale in fondo al corridoio. Nel frattempo preparo la colazione. Colazione? Va bene. Questo? Alcuni dei pezzi migliori della mia collezione. Messi al sicuro qui dentro prima della mia partenza. Forza, da un'occhiata. Sono curiosa di sapere cosa ne pensi. Un mio amico è morto. Beta e Gaia sono state prese e vuoi che guardi dei vecchi quadri? Non avere tanta fretta a rifiutare il conforto che può dare l'arte. O quello che può rivelare. La Ronda di Notte, di Rembrandt, in assoluto il dipinto più famoso mai prodotto dalla mia patria. Commissionato per una guardia civica composta da cittadini influenti. Immagino che anche tu fossi una cittadina influente. Ai miei tempi. Ma non quanto lo sei stata tu in questo nuovo mondo. Selene ed Endimione. Lei è la dea della luna, mentre lui è un semplice pastore. Accanto a lei c'è il dio dell'amore, Cupido. Lo sta... cogliendo di sorpresa? Visitando in segreto, piuttosto. La torcia che porta Cupido rappresenta l'amore immortale di Selene per lui. Anche se devono già finito. Ho cose più importanti di cui preoccuparmi. Siamo in due. Abbiamo tanto da salvare. Eccoti. Stai meglio? Come ci avete trovati al calderone? E che cosa hai fatto a tutti prima che io svenissi? Non perdi tempo, vedo. Beh, ti basti sapere che era da un po' che tenevamo d'occhio Efesto. Sapevamo che sarebbe servito. Voi non ci avete ingannati. Per quanto riguarda il mio trucchetto, era un sovraccarico sensoriale. Seguito da una scarica di energia. Gerard ed Eric sono rimasti disorientati per poco, grazie ai loro scudi. Tu sei svenuta mentre ti portavo via. Forse la colazione ti farà stare meglio. Era casa tua. Quella che hai ricreato per Beta nel vostro canale dati. Molto perspicace. Seguimi. Credi che dopo tutto quello che avete fatto potrei starmene qui con te a chiacchierare? Non sono una di loro. Mai in passato e soprattutto non adesso. Ma sei andata nello spazio con loro. E avete vissuto insieme per 1000 anni, prima di tornare. Che cosa ti ha spinto a tradirli? Semplice. Questo. Il mio focus. L'hai riparato? Quindi hai visto
cose incredibili. Quello che tu hai fatto in 2 decenni di vita. In 1000 anni non mi ci sono neanche avvicinata. Scusa se ho invaso la tua privacy, ma dovevo. Mi serviva per capire. Per vedere la luce. Discendi veramente da Elizabeth. La passione, il senso del dovere. La sua integrità. Mi ha fatto vergognare per le mie frequentazioni. Ma ora che ho visto, desidero aiutarti. Anche se vuol dire fermare i tuoi amici. Specialmente. Siediti, ti prego. Ecco, meglio. Ora, dobbiamo recuperare Beta e Gaia a ogni costo. Saprai già che Gerard vuole usare Gaia per riavviare la biosfera terrestre. E ricostruire il mondo con caratteristiche adatte solo a noi immortali. Il processo ucciderà ogni essere vivente. La chiama installazione pulita. Non se prima lo fermerò. Noi lo fermeremo. E una volta eliminati lui e gli altri, insieme realizzeremo il sogno di Elizabeth. Beta ti avrà detto che esiste una copia del database Apollo sulla nostra nave. Una raccolta dell'intero scibile umano. Con essa e con Gaia faremo quello che voleva Elizabeth. Curare la biosfera, educare le popolazioni del mondo ed elevarle. Il mondo che immaginava lei. Facciamo un passo alla volta. A quanto so, i tuoi amici sono invincibili. Vorrei che la smettessi di chiamarli miei amici. E non sono invincibili. Infatti, un tuo amico sa come sconfiggerli. Silence. Oh, si è dato da fare. Ha creato un esercito così potente da demolire la preziosa base di Gerard. Regalla ai suoi ribelli. Sta preparando un'ultima marcia sulla capitale dei Tenact. Quando vincerà, l'intera tribù sarà sotto il suo controllo. Centinaia di guerrieri e macchine contro la base. L'hanno ingannata perché moriranno tutti. Ma Silence dovrebbe bastare per irrompere e uccidere Gerard. E gli altri con lui. Grazie alla nuova arma che ha creato. Sì, ha scoperto come eludere gli scudi. Un uomo veramente eccezionale. Ha pensato a tutto. Tranne che a noi due. Mentre il suo esercito si schianterà sui cancelli di Gerard, io e te entreremo da un altro ingresso, che conosco solo io. E mentre Silence e i miei amici se le daranno di santa ragione, noi salveremo Beta e Gaia. Voglio aiutarti, non stavo scherzando. Come sai del piano di Silence? Non è l'unico esperto di sotterfugi. Hai violato il suo focus. No, ci sta troppo attento. Ma i suoi subordinati... molto meno. Ha dato alcuni focus ai membri delle tribù che ha chiamato figli di Prometeo. Intercettandoli ho seguito le attività di Silence. La consegna di tecnologie Override... Le armi fornite ai ribelli Tenact e il patto con Regalla per attaccare la base di Gerard. Ma come si è procurato un'arma che può superare i vostri scudi? Questo ancora non l'ho capito, ma qualunque cosa abbia fatto sono certa che funzionerà. Con quella e con i Tenact, la vittoria sembra alla sua portata. Purtroppo per lui resterà deluso. Tu conoscevi Elizabeth? Com'era?
Lisa era tutto quello che era. Lo vedo in te. Sai, il tuo ingegno, la tua determinazione, l'onestà d'intenti, hai distillato le sue qualità migliori per esprimerle a modo tuo. Non ti ho chiesto di parlare di me, ma di Elizabeth. Com'era in realtà? Sinceramente, non saprei come risponderti. Per quanto ci frequentassimo molto, era come se tenesse nascosta una parte di sé, fin dal nostro primo incontro. So che la colonia è stata distrutta, che non potevate fare altro che tornare qui. È vero. Raggiunta la nostra destinazione, un pianeta nel sistema Sirio, ci mettemmo decenni a creare una casa. I vincoli fisici della Terra, i limiti della mortalità, spariti. Chissà se invece li avessimo conservati. Forse è un'utopia, ma abbiamo ristagnato, sprofondati in tediose comodità e realtà virtuali. Ci volle un cataclisma per scuoterci finalmente dal nostro torpore. Ovvero? Un grande evento geologico. Sapevamo che il pianeta era instabile, ma l'avevamo sottovalutato. Quando fu sul punto di collassare era troppo tardi. Solo in pochi arrivammo alla nave. Facemmo rotta per la Terra. L'unico porto sicuro rimasto. Che decideste di rendere insicuro per chiunque altro? Non io. Gerard. Lui preferisce cancellare tutto il quadro invece di correggerne le sbavature. Niente più tribù primitive, né macchine da guerra, solo una nuova tela da dipingere a suo piacimento. Ma lo fermeremo. Dobbiamo solo entrare in quella base. Prima Varl, adesso è Carro e Tenakt. Il tuo piano spazzerà via un'intera tribù. Ci sarà un altro modo. Ci troviamo in una situazione davvero disperata. Ti assicuro che non ci sono alternative. Ricorda Zero Dawn. Alle volte servono sacrifici come quello di Elizabeth per far nascere un nuovo mondo. Se pare impossibile, guarda oltre. Ferma. Il canale dati. Esiste ancora, giusto? Devi aprirmelo. Parlerò con Beta. Impossibile, ci scoprirebbero. Allora rischieremo. Esiste un modo per far sopravvivere i Tenakt. Ma non noi. Se gli altri... Se vuoi aiutare, aprilo. Che le stanno facendo? Realtà virtuale dissociativa. Sostanzialmente la fusione manuale di Efesto richiederà moltissime ore di laboriosa microgestione. Se dovesse opporre resistenza, avvierebbero simulazioni che inducono angoscia e disperazione. Beta, puoi sentirmi? Non posso sostenere questa proiezione per molto.
posso tenere duro ancora un po' e pensare alla fusione. Credo che si possa fare. Ti ricontatterò io. Ce la farai. Con la certezza che mi salverai. Posso resistere a tutto. Bene. Ho fatto come volevi. Adesso voglio sapere quello che hai in mente. Prenderò l'esercito di Silence. Non serve. Ma voglio l'arma che può penetrare i vostri scudi. E come pensi di riuscirci? Chiedendo gentilmente? Senza Regalla e i suoi ribelli non avrà scelta. Saremo l'unica opzione. Opzione per cosa? Che cosa le hai detto? Questo resterà tra me e mia sorella. Saremo l'unica opzione possibile per Silence. Poi saprà il resto. Ma prima ho un paio di cose da sbrigare. Oh. E quali sarebbero? Seppellire il mio amico. Poi userò l'override che Beta mi ha dato a Gemini per porre fine alla ribellione. Dal cielo. Aloy. Visto che insisti nel fare a modo tuo, sappi che c'è qualcosa che ti aiuterebbe a compiere un vero ingresso trionfale dai Tenact. Gli antichi titani Horus hanno ancora celle d'energia elettromagnetiche nel loro arsenale. Sganciane una sull'esercito di Regalla e avranno una bella sorpresa. Vai, fa ciò che devi. Io ti raggiungerò alla base se tu costringerai Silence a trattare. Non se. Quando? Erend, mi ricevi? Aloy. Aloy, sei proprio tu? Sì, sono io. Dove sono gli altri? Siamo tutti. Siamo alla base. Cos'è successo? Sarà più semplice parlarne di persona. Vi raggiungerò al più presto. Va bene. Ti aspettiamo qui. È bello risentire la tua voce, Aloy. Solo per avvisarti, mi sono inserita nella vostra rete di focus. Bene. Gli altri Zenith non possono sentirci, vero? Certo che no. E non sanno nemmeno della vostra base, se vuoi saperlo. Ti ho mandato i dati sulle celle d'energia degli Horus da usare contro Regalla. Contattami appena sei pronta ad acquisirne una. Ho capito. Un soccasole. Bene, il nido sarà nelle montagne sopra la base. Nevica davvero tanto.
Usare colpi al plasma sarebbe uno spreco. Quando si è feriti, l'importante è reagire. Versare sangue. Ehi! Posso avere soltanto un po' di pace per piangere il mio amico? Regalla sterminerà la mia tribù per rovesciare Carro. Gli Zenith hanno Beta e Gaia. Non possiamo abbandonarci alla disperazione. Cotallo ha ragione. Dobbiamo lottare. D'accordo. E il piano quale sarebbe? Affrontare tutti i ribelli di Regalla? Per non parlare degli Zenith, cosa possiamo fare? Lanciarci contro la loro base? Più o meno. So. Dopo aver perso il contatto con te, siamo andati tutti a Gemini. Come? La registrazione sul focus di Varl finiva quando Eric... Gli Zenith tracciavano Efesto. Quando Gaia l'ha intrappolato, ci hanno trovati. Varl ha provato a fermarli. Ora hanno Beta e Gaia. Sono viva solo perché una degli Zenith si è ribellata agli altri. Una di loro? Beh... Almeno tu sei viva. Che cosa facciamo? Sconfiggeremo gli Zenith. E riprenderemo Beta e Gaia. Ma prima... fermeremo Regalla. Come? A Gemini, Beta mi ha fatto... un dono. Devo fare una cosa affinché funzioni, ma porrebbe fine al bagno di sangue. Sembra che Regalla si stia mobilitando per attaccare in massa il bosco. Io... devo andarci. Lo so. Vai. Combatti con Ecarro. E tieni d'occhio il cielo. Vai a segno come i dieci. Mentre voi, se dovete ultimare dei preparativi, migliorie, rifornimenti, è ora. Tra non molto dovremo affrontare gli Zenith. Saremo pronti. E quando puoi, raggiungimi all'uscita est. Devo parlarti in privato. Perfino nei momenti più bui, tu sei la fiamma che illumina la via da seguire. Rispondi a una cosa. Almeno potrò picchiare un bel mucchio di bastardi Zenith. Ovvio. Bene. Prima di ogni altra cosa dovrei parlare con Zoe. Sembrava importante. Vieni, Aloy. Venivamo sempre qui, a curare il giardino. A volte mi serviva aria. Altre volte, invece...
Venivamo solo per guardare l'alba. Quando siamo tornati da Gemini, ho pensato di seppellirlo qui. Ora può sempre guardare verso Cantopuro. Più a est, verso le terre dei Nora. L'avrebbe amato. Raccontava di sua sorella, Vala. Di quando raccoglieva i fiori, dei fiori dorati, li intrecciava alla lancia. Per la madre era inutile, ma era testarda. Sì, lei era fatta così. Ci ho messo un po'. Ma ho trovato il fiore. E ho preso i suoi semi. Esili rami si spezzano. Radici marciscono, ma ancora i semi germogliano e le genti gioiscono. Alla morte segue altra vita. Così è per la terra. E così è per noi. Sono incinta, Aloy. Volevo dirglielo quando sarebbe tornato. E invece, un giorno, porterò nostro figlio. Ci siederemo tra i fiori. E guarderemo l'alba. Non ho mai potuto ringraziarlo per avermi salvata, sì, ma anche per aver creduto in me. Lo sapeva. Addio, Varl. Giuro che avrò cura di loro. Io tornerò a farti visita quando potrò. Ma adesso devo usare il terminale di fabbricazione per installare il nuovo override sulla lancia. Poi mi procurerò un solcasole per un ingresso in scena che Regalla non scorderà.
O verrai distallato. Ora mi serve un solcasole. Credo che ci sia un nido in cima alla montagna. Bene, troviamoci un solcasole. Meglio salire sulla montagna. Bene, qui ci sono dei solcasole. Devo avvicinarmi molto piano. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Sono in volo. Se vuoi prendere una cella d'energia da uno degli antichi titani Horus, prima occorre generare un impulso per attivarle. Ti ho inviato il software necessario. Per usarlo esegui l'override su una delle macchine di comunicazione che chiami Colli Lunghi. In mezzo al deserto ce n'è uno che fa al caso tuo. Vado. Ecco il collo lungo. Devo atterrare sulla testa. Come si fa ad atterrare? Fatto. Brava, le celle d'energia sono attive. Prendine una da un Horus. La più vicina è a nord-ovest rispetto a te. Regalla resterà allibita quando la sgancerai sulle macchine. Grazie per l'aiuto. Te l'ho detto, voglio aiutare. I ribelli di Regalla. Rinforzi, forse. Diretti verso il bosco. Spero che Carro e Tenacht resistano ancora un po'.
la cella d'energia. Sul dorso del titano. Ho la cella. Andiamo subito al bosco. Il pulso del collo lungo deve aver riattivato tutte le celle d'energia nella regione. Posso prenderne altre da qualsiasi Horus che trovo. Potrebbero servire, anche dopo lo scontro con Regalla. Momento. Avanti! Sei finito, Icaro. Inginocchiati e ti donerò la morte che tu non hai saputo infliggere a me. Sono morte! Le macchine, tutte quante, sono morte! Che? Com'è possibile? Regalla! Basta, carneficine! Ora battiamoci! Io e te! È facile dirlo in sella a una macchina. Volevo attirare la tua attenzione, ma posso sconfiggerti anche senza. Bene. Accetto la sfida. E una volta che ti avrò sistemata, completerò il massacro. Questo lo vedremo. Inizia il duello. Che nessuno interferisca. Posso vincere? L'incontro è appena cominciato. Affrontami. Fermarmi. Yeah.
commetterla così. Fine dello scontro. Sì, lo è. Inonderà questo sacro terreno. Ancora qui. Alla mercé di leccapiedi e codardi. Avanti. Eliminatemi. Non... una parola, traditrice. Sei stata tu ad arrivare sulle ali dei Dieci.
E tu l'hai sfidata, quindi tu deciderai la sua sorte. Io già l'ho risparmiata, peggiorando soltanto le cose. Era la migliore dei miei marescialli. Che spreco. È pericolosa, lo so. Ma forse è quello che mi serve. Vigliacchi! Che cosa avete ancora da cospirare contro di me? Che tu viva o muoia. Dopo quello che hai fatto, non posso risparmiarti. Finalmente. Allora ricavo! Ecco, sangue per sangue. È davvero finita. Capo, c'è una cosa che dovete vedere nella sala del trono. Si è arresa alle nostre guardie fuori dal bosco. Dice di avere un messaggio urgente per la straniera che ha sconfitto Regalla. Allora, parla. È solo per lei. Da una parte interessata. Voglio ascoltare in privato. Sgombrate. Lui mettetelo con gli altri ribelli. Ci rivediamo alla base. Hai salvato la tribù. Io voglio darti una mano. No. Senza Regalla puoi costruire il futuro che hai sempre sognato. Continua la tua missione. Lascia almeno che ti doni questo. È il suo arco.